87 e sera giovedì. Tu stai lavando i piatti, ma aspetta, guarda qui. C'è la TV accesa, in onda siamo noi. Che dici? Ti aspettavi meglio, ma che vuoi? Noi siamo quelli del Mi Ritorni in Mente Show, come se ci avessi mai scordati. Teniamo compagnia ai bimbi e anche ai nonni, e c'è spazio per imparare un po' qui al Mi Ritorni in Mente Show. Grazie pubblico del Moscerino! Grazie pubblico! Pubblico del Moscerino, pubblico da casa di RBE TV, undicesima puntata, Samuel. 11. È la penultima questa, Marta, no. La penultima. E non ci hanno ancora cancellati. Che l'ultima magari ce la tolgono, Dunque, Mi Ritorni in Mente Show, tutti giovedì sera sul canale 87 di RBE TV alle ore 21, ma anche in streaming video andando sul sito www.rbe.it. E poi il giorno dopo sul canale YouTube di RBE. E a questo punto, siccome vogliamo subito sapere, Marta, sì, come sta andando la trasmissione, perché ormai siamo arrivati veramente alla 11ª puntata, sì, della seconda stagione, noi vogliamo veramente sapere dall'Auditel, sì, come stanno andando gli spettatori, quanti ci seguono, quanti sono per una riconferma della terza stagione, anche chiamiamo l'Auditel. Regia, fate il numero Auditel, scusate, grazie. Sì, ecco, pronti, sì. Allora, sì, ci dicono che c'è il collegamento con l'Auditel. Ok. Pronto, dati Auditel. Benvenuti nel data center Auditel. Buonasera. Grazie. Dati Auditel per la trasmissione su RBE TV, canale, sì, 87. Sì. Mi Ritorni in, sì, Mente Show, sì, condotto da Marta De Lorenzis e Samuel Dossi, sì, con la partecipazione del menestrello Matteo Sibilla. Per avermi incluso, se no io sono contento. Sì, sì, sì. Sì, ma dati. Caricamento. Sì. Questo cos'era? Che servizio? Telespettatori. Sì, sì. 5. Sempre 5. Ma come sempre 5? Vabbè, 5. Ma, vabbè, 5, dai. Ma di chi sono sti 5? Dai, l'altra volta ne avevamo perso uno. Siamo tornati a 5. 5. Grande, uno è a riprovare. Refresh. 4. No, come 4? No, dai, 4. Fai qualcosa. 4. Dai, facciamo qualcosa. Mettiti un po' meglio. Facciamo qualcosa. Dai, sì. Dico ai nostri telespettatori, se andate in bagno, per, sì, piacere, non spegnete la TV. Bravo, giusto. No. Anzi, se andate in bagno, mettetelo sul canale 87, poi al limite cambiate. Dati Auditel, sì, sì. Refresh. Sì. 3. No, ho detto qualcosa di male. Fai uno stacchetto, fai uno stacchetto. Vediamo se è cambiato qualcosa. Dati Auditel. Il call center risponde dall'Albania. Telespettatori 2. No, ma dai. No, proviamo a chiedere, non so. Racconta una barzelletta. No, non la so. Tu la sai la barzelletta? No. Non sei la barzelletta. Dati Auditel. Sì. Telespettatori 1. Sì. No. È mia mamma. L'hai mai mangiato il mango? No. Mango io. Bella questa. Bella. Vai. Il numero di telespettatori, sì, non è al momento disponibile. No. Vabbè. Senti, lasciamo stare, va bene. Siamo andati in negativo. Ma perché dobbiamo stare lì a indagare poi in diretta? Grazie, arrivederci. Facciamo la trasmissione per il pubblico qua. Vabbè, qua c'è un po' di gente. Sto decrescendo. Vabbè, non importa, noi andiamo avanti perché secondo me recuperiamo di stasera. Anche secondo me noi abbiamo tutte le armi per recuperare, Samuel. Certo. Perché abbiamo una super ospite qui con noi questa sera. Stiamo parlando di un'attrice, di una cantante, di una ventriloqua. Abbiamo Paola Lombardo. Paola Lombardo, eccola qua. Grazie.
ce la metterò tutta, ma non so, non garantisco. Per favore, devi far tornare mia madre anche a far accendere la TV. Va bene, ce la possiamo fare. Le mamme sono dure, comunque. Ce la possiamo fare. Sediamoci pure. Accomodiamoci. Allora, Paola, dunque tu sei stata qui oltretutto al Teatro del Moscerino un po' di anni fa, no? Quindi non ci conosciamo oggi per la prima volta, però siamo contenti di parlare di te, no? Tu sei un'attrice, una cantante, una ventriloqua anche, e diciamo, come sei diventata tutte queste cose bellissime? Ci racconti il tuo percorso? Beh, diciamo che insomma non sono giovanissima, quindi ho lavorato all'inizio con la musica, nel senso che sono più che altro cantante. Ho fatto un percorso di conservatorio molto breve perché non faceva per me e quindi mi hanno subito mandato via. Però insomma, i fallimenti sono sempre motivo di rinascite. E dopodiché mi sono dedicata molto alla musica popolare, sempre come cantante, tra l'altro anche con il repertorio di queste zone, perché qua siamo nella Val Chisone, quindi c'è un repertorio popolare molto molto florido. Poi magari il vostro professore spiegherà anche questo, visto che sa praticamente tutto del Piemonte. Sì, il professore piemontese per fare degli allacciamenti. Esatto. E ho fatto parecchie cose, soprattutto negli anni 90, quando comunque la musica popolare, la world music era molto forte. Ho lavorato anche a Milano un po' con anche musicisti che stanno un po' attorno a Monio Vadi, ho lavorato anche per una cosina piccolissima con lui. Ho avuto questo piacere. Con Monio Vadi. Sì, questo piacere. E dopodiché, diciamo verso i 40 anni, mi sono più dedicata al teatro fisico e ho frequentato di nuovo una scuola che è il Teatro Fisico di Torino di Filippo Radice. E poi la ventriloquia è arrivata nell'ultimo periodo, perché è proprio da pochissimo che pratico. Ecco, quindi... Infatti quando eri venuta qua non stavi ancora praticando, lavorando? Ecco. No, è stato qualcosa legato alla pandemia, come è successo a molti. Insomma. Sì, parleremo infatti dopo di questo anche. E da tanti anni porti in giro il tuo spettacolo con Serge Jouet, che è uno spettacolo bellissimo, che tra l'altro recentemente l'hai portato anche qui in zona. Sì, al Teatro del Forte di Torre Pellice, sabato. È uno spettacolo particolare, vuoi parlarne tu un attimo, cioè, per dirci? Certo, allora, con Serge Jouet è uno spettacolo che diciamo è nato nel 2016, che vede in scena me e una violoncellista, ed è uno spettacolo che riguarda, diciamo, le figure dei clown, cioè guarda il mondo clownesco in qualche modo, perché succedono spesso degli incidenti durante questo concerto, noi cerchiamo di sopperire con altri incidenti e si arriva alla fine dell'esibizione, molto musicale e anche fisico, diciamo, sì. La regia è di Luisella Tamietto, la consulenza artistica è di Nicola Montoni, che ci ha guidato nelle parti, diciamo, di recitazione, di musica e di regia anche, Nicola Montoni. E invece arriviamo al mondo come si dice, del ventriloquismo? Sì. Si dice così? Sì. Dice così. È andata bene. E ora sei ventriloqua. Come lo sei diventata? O comunque... Cioè, ora poi ci racconterai c'è dietro questo mondo e conosceremo anche qualche altro ospite questa sera, ecco. Sì, perché non credo che uno si svegli la mattina e poi decida all'improvviso di diventare ventriloquo. Oppure sì, non lo so. Guarda, io diciamo faccio un po' mente locale, però l'idea era quella di sperimentare con la voce, ecco, di trovare delle nuove strade, e strade anche non tanto ufficiali, insomma provare la vocalità, mi piacciono molto anche i rumori, il rumorismo, mi piacciono un po' queste cose un po' al margine di tutto, io sto bene al margine, e quindi ho iniziato a guardare un po' di video e un po' di cose, soprattutto gli americani, perché gli americani sono bravissimi nella ventriloquia, e soprattutto danno molto valore anche, ci sono delle trasmissioni, riempiono i teatri, invece qua insomma è un pochettino più purtroppo accantonata come arte, ecco. E quindi ho visto dei video, ho iniziato a sperimentare un po', ho fatto un workshop con Dante Cigarini, che è un ventriloquo emiliano molto bravo, e poi ho comprato un corso online di un americano,
che se volete mi sono scritto anche il numero, però adesso non vedo più nulla. Comunque, se volete, c'è questo corso online, comunque dovrebbe essere una cosa tipo, vabbè, comunque ventrilo, vabbè, ve lo dirò dopo perché lo scoprirò. Dopo ci abbiamo anche degli altri sponsor, quindi se vuoi unire anche il cuore, sì, esatto. Ci state. Sì, non è proprio uno sponsor perché è un corso, è economico, devo dire. Le prime lezioni sono anche gratis per chi vuole iniziare un po' a praticare. Ma tutti possono diventare ventriloqui? O bisogna avere una particolarità fisica anche? Cioè, no. Nel senso, una pancia, cioè non so, oppure degli addominali particolari, no? No, no, anche quelli che hanno reflusso gastroesofageo ci possono. Ah! Anch'io! Grazie! Marta, uno svolta carriera! Svolta della carriera. Perché non si parla con la pancia, nel senso che questa è così una fantasia, sì, sì. Ecco, ci sono molti falsi miti intorno alla ventriloquia. E se pensiamo che nel passato addirittura insomma, si usava in contesti mistici, voci che comunque venivano fuori da stregoni, sacerdoti, eccetera. E quindi sì, assolutamente tutti. Ci vuole molta, caparbietà. Sì. Sì, perché non è facile, bisogna controllarsi molto e quindi, insomma, però sì. Cioè c'è grande controllo del corpo, quindi, che ti può essere d'aiuto chiaramente tutto quello che hai fatto come attrice nel teatro fisico che hai fatto di Filippo Radice, quindi sì. Questo può di sicuro averti aiutato, però ecco qua. Però poi dopo ci farei vedere qualcosa e anche quale tecnica c'è per fare tutto quello che fai. Certo, sì, io posso dare benissimo dei ragguagli. C'è una tecnica che puoi dirci così? Adesso? Quando? Ah, ma già già un suggerimento così. O la prima cosa che ti ha colpito quando Un suggerimento veloce però, una cosa oppure vabbè. Dipende, vogliamo fare 10 lezioni online per adesso? Vabbè, uno spunto diciamo che si può dare. Allora, una cosa che mi ha illuminato e che però non me l'hanno detta in tanti, l'ho dovuta maturare un po' io, è che comunque nel ventriloquo i denti creano un po' una barriera, cioè la dentatura diventa come se fosse un po' una tenda e la lingua lavora dietro i denti e articola dietro i denti. Perché ti dicono, tieni le labbra... Non muovere le labbra, metti la matita sulle labbra, sì. Però ovviamente poi è una cosa di estremo controllo, quindi tu sei lì che dici addio si sono mosse, invece se pensi che questi denti sono una barriera e tu lavori dietro con la lingua e articoli, a me è rimasto molto facile così. Vai Matteo, facci vedere. Esatto, vai. Quella cosa. Certo. Esatto, bravissimo. Sì, grazie. Poi molti usano il sorriso, ma in realtà si dovrebbe avere un viso un po' più neutro per dare più espressione. Cioè. Via, via. Vabbè, andate via, così. Per favore. Ci ho provato. Però ecco, questo è l'inizio. Quindi se noi adesso conduciamo così, no, forse no. Stai muovendo le labbra, Marta. Ascolta, una cosa ti ha detto. Ci vuole pratica. Ma è per questo affascinante, perché sennò non sarebbe... Sì, ci vuole molta pratica. A chi ti sei ispirata? C'è un qualcuno... Io mi ricordo tanti anni fa che in alcune trasmissioni c'era questo pupazzo che si chiamava Rockefeller, che era... Non so chi di voi se lo ricorda, ecco. Sì, tanti. La moneta media del pubblico. Vabbè, no? Ma noi andiamo sempre a finire nell'età. Però era fantastico, sì. lui era bravissimo, sì. Adesso io non so... Luis Moreno si chiama. Ah, ecco, giusto. Luis Moreno. Sì. Ha fatto una brutta fine, non so se il pubblico lo sa. No. Posso dirlo? Sì, sì, sì. È finito in carcere lui recentemente, sì, per maneggi di denaro un po'. Vedi. Comunque hai tirato, hai centrato chissà, proprio... Chissà quei pupazzetti, infatti. Insomma, sì, lui era molto bravo, soprattutto aveva un pupazzo molto forte, ecco. Secondo me più che la tecnica era veramente azzeccato, quel personaggio lì era geniale, ecco. Come riferimento, visto che sono più cantante, anche perché la ventriloquia è da 2 anni che la pratico, quindi è poco, a me piace molto Shari Lewis, che è una cantante americana, performer, bravissima, che si trova anche su YouTube, ci sono dei video suoi molto vecchi, perché lei è già mancata, in bianco e nero, molto belli, e ha una specie di agnellino piccolino, si chiama Chomp, e una calzettina. Ed è bravissima, molto virtuosa. Sì.
Poi attuale c'è Ron Lucas, che è un altro americano che è mostruoso, proprio... Ce ne sono. I tuoi pupazzi, cioè i tuoi personaggi li fai anche cantare, chiaramente, cantano? Sì, principalmente li faccio cantare perché per me è più facile. E infatti sto creando una cosa da sola, e però devo creare più dialoghi con questi pupazzi, ed è il mio punto un po' fragile, un po' debole, quindi sto cercando di rimpolparlo un po'. E allora dopo li conosceremo, sì, alcuni dei tuoi pupazzi, vedremo dei numeri, ci spiegherai ancora meglio. E per adesso grazie Paola. Per adesso grazie. Grazie Paola Lombardo. Bene, sono curioso, sono curioso di vederli questi personaggi, ma adesso siamo curiosi di sapere cosa ci porta come gioco il nostro grandissimo... Matteo Sibilla! Si gioca anche questa sera! Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti e bentornati a questa serata al Teatro Il Moscerino. Allora, per il gioco musicale di questa sera, naturalmente, viste insomma anche le competenze che ho appena appreso, vi ventriloquo le canzoni. Fantastico. Da indovinare. Ok, quindi pubblico, impegnatevi, non sono difficili. Non fate ste facce, per piacere, ok? Allora, insomma, il vostro compito, come al solito, per chi arriva qui questa sera per la prima volta, è indovinare le canzoni che suoneremo e canteremo insieme questa sera, d'accordo? Sono tre. Cominciamo con la prima, sì. Arcinota, insomma, non devo stare a presentarla, anche perché svelerei che canzone è. Ma, vabbè, ma adesso, poi non la indovinano, mi fa sentire anche... Siamo pronti? Sì. Pronti. Serietà. Non guardatemi così. Intorno a me un sole che si vende perché al tempo chi? Qualcuno la sa? Scusate, qualcuno la sa? Bene. Almeno tu. Sì. Almeno tu nell'universo di Octini. Certo, certo, grazie. Guarda che competenza. Avanti, risolviamo la situazione. Equilibrio, sì, sì, sì. D'accordo, equilibrio instabile. Bene. Diciamo. Bene. Bene. Bene, seconda canzone. Seconda canzone. Solo un cap. Va bene. Il più grande spettacolo da follia. Il più grande spettacolo da follia. Il più grande spettacolo da follia. Siamo noi, io e te. Vai, vai. C'è già qualcuno? Ecco, ecco. Sì. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang? No. Sì, certo! Grazie, grazie. Grazie, era questo. Bravissimo. Ho detto, stasera competenza, competenza. Va però bene. Non articoli sì. Benissimo, Samuel, vuoi venire tu? Vabbè. E fatelo tu, il gioco musicale, va bene? Guarda, però sono bravi, dai, loro. Sono bravi, sono sì, bravi. Terza. Va bene. Allora, serietà. No, 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 no. Questa parte era facile. No, 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 no. Cammino verso non sono meno. Guardare per terra. Sei una donna che non ha figli. E fare la guerra. Adesso c'è. Sei le cose da troppo. Sei visto che cosa. Ti fa crollare addosso. Guarda, sei il mio stato unito per ogni sole istanziale di violenza.
Madonna, ciao miseria. Grazie. Grazie. Sentiamo dalla voce comunque del pubblico qualcuno. Qualcuno la sapeva. Sally Lascarossa. Grazie. Ai massimi livelli, grazie a tutto il pubblico che ha partecipato. Bravo. Grazie, oh, Matteo. Grazie. Era una canzone che emoziona, Sally. In genere. Ma in genere. In genere. Sì. In genere. No, no, ma io non è che. Ma mi ha emozionato, eh? Ti ha emozionato? Sì, sì. Grande. Devo dire di sì. Vabbè. Bene, allora adesso emozioniamoci ancora di più. Sì. Io direi di emozionarci con il nostro fantastico, incommensurabile e infinito maestro di piemontese. Eccolo qua! Che emozioni ci sono. Buonasera. Come farà a fare l'allaccio col Piemonte e il ventriloquismo? Lui ce la farà? Ce la farà? Ce la fa sempre. Allora, no, non ce la faccio. Non ce la fa. Diciamo che c'è questo bel detto, sì, piemontese, che parle fora di dent. No. Vedi che l'hai trovato. Vedi che non lancio tansema con lo spiu, ma comunque, come si dice, l'allaccio è che, sì, i piemontesi dicevano: "Ah, guarda, lì venta parlei e fora di dent." E risolvere la questione, oh, nel senso, certe volte bisognava parlare fuori dai denti, sì, cioè parlare in modo chiaro. Ma perché esiste un modo di dire speciale per le occasioni in cui si parla fuori dai denti? Perché i piemontesi nella norma non parlavano fuori dai denti, generalmente. Perché, insomma, cos'è? Vuoi andare a dire alla gente, vuoi subito farti conoscere, no, eccetera. No. Allora, insomma, no, no, non si usa. E buona educazione e tutto, per cui quasi mai arrivavi all'ultima ratio di parlare fuori dai denti. Oh. Quindi i piemontesi, io non, adesso no, non diciamo, perché sarebbe troppo facile, i piemontesi erano ventriloqui, visto? No, perché non avrebbe nessun senso proprio, sarebbe proprio un assurdo. Comunque, diciamo che i piemontesi avevano un armamentario di modi di dire, molto prima di arrivare a parlare fuori dai denti, loro avevano tutta una lingua di retroterra, di espressioni, di modi di dire. Cioè, per esempio, quando uno voleva parlare, che ne so, passano gli spazzini. Sì. Li vuoi chiamare gli spazzini? No. No, per no, carità. No, perché se no si girano tutto. Certo, no. Allora, diciamo, ma i granatieri del syndic. Così, a caso, no? Che è anche canzonatorio, perché tu li chiami i granatieri del sindaco, ma è evidente che non sono granatieri. Presente i granatieri? Eh sì, che no, ci presenti. Granatieri di Sardegna, quelli che hanno il gatto morto, sì, in testa come cappello, come le guardie del re d'Inghilterra, sì, no? Sì, ecco, sì, sì, cappello da granatiere. C'erano, no? A Torino, che facevano la guardia re prima dei corazzieri. Sì, certo. Ecco, ed erano per, insomma, militari alti, stimati, sì, e tutto, imponenti. Invece, diciamo, lo spazzino, il granatiere del syndic e canzonatori. Certo. Oppure, sì, parli del consigliere comunale, sì, di ecco, Torino. Sì. Consigliere comunale, Albergé del Tor. Albergé del Tor. Il pastore del toro, perché sullo scudo di Torino c'è il toro. Allora, il consigliere che si occupa di Torino, certo, Albergé, il pastore. Sì. Giusto. Oppure, un altro modo, cioè, per dire una cosa del genere la potete fare anche a Pinerolo, no? No. È il puer d'Alpin, il potatore del pino. È uguale. Ah, uguale. È un modo, il modo in cui vengono generate queste cose. Certo. E così via, no? Cioè, quando volevano dire che una persona era fatta in un certo modo, non dicevano che lì ha le grand o che lì ha le basse, perché se no si capiva. Ecco. Allora dicevano che lì ha la dos per fenacà, perché era talmente alto che aveva ossa per fare su una casa. Così non si capisce. Sì, sì, sì. Pazzesco. No, insomma. Cioè, oppure che lì mesa pur si un, perché è basso. Perché è basso. No, no, erano modi di dire. No, ma
c'è un libro di Alberto Viriglio che sì. gli hanno anche dedicato una strada a Torino, in Barriera di Milano, Alberto Viriglio, che ha scritto questo libro che raccoglie tutti questi modi di dire del 1892. È una body shaming antelittera. Ma sì, ma perché non volevano, insomma, comunque facevano certo, altro che certo. body shaming, altro che... Comunque niente, poi per andare avanti, cioè, come si parlavano tra di loro gli innamorati senza volersi, come dire, sempre per traslato, no? Cioè questa cosa si chiama il traslato, cioè tu vuoi dire una cosa ma invece di dirla con le parole sue, sì. trasli tutti i significati e cerchi di dirla lo stesso, cioè per dire, non lo so, i due strafugnin, i due innamorati. Sì, perché strafugnin sa... innamorati. Strafugnin. Ma è una delle tante parole, perché se strufugnavo un tra loro. Oppure un'altra parola era pucciunin. Sì. Pucciunin, perché i pucciu sono sì. Le nespole le raccoglievi ancora acerbe, le mettevi nella paglia sì. a maturare. Allora però nella paglia una volta si andava anche a dormire, a fare i cosiddetti ciancalinsei. Sì, e queste erano che non cose... traduciamo, non spieghiamo cosa troppo. Si faceva siamo nel paillet. Siamo in fascia protetta. Sì. Siamo in fascia protetta. Andiamo troppo. Allora, cosa si dice? Sì. Andavano i pucciuni era un modo per chiamare gli innamorati perché andavano, erano messi nel pagliaio, ecco. Strafugnin, pucciunin, prussot anche, no? Tanti modi. Che cosa si dicevano? Si dicevano per dire Tizia è il portamantello di mie speranze. Oh. Tizia è la guardaroba di mie pensè. Cioè, la guardaroba dei miei pensieri. Oh, Tizia, no. aspetta, Tizia è il sigillino di mie lacrime. Sei il secchiello delle mie lacrime. Hai capito? Che modo di parlare, beh, tutto traslato, una meraviglia. Bellissimo. Andavano avanti così, su tutto. Certo. Sì, sì. Cioè, adesso ho una tale confusione in mia testa. Anche noi. Non me le ricordo neanche. Ma... No, ma... È pieno. Poi se adesso mi metto a ricordarmene una, me tagliate questo pezzo. No? Allora, c'era. Allora, aspetta, perché ce ne troppe. Madonna, sì, me ne sono ora sempre. Si vabbè, ma... Cioè, no, aspetta, sì. per dire, quando uno voleva fare l'analogia, cioè non diceva Cers, per esempio, vuoi dire che una persona è noiosa? Sì. Allora ti dice Cers noius come una pieva. Sei noioso come la pioggia. Sì. La pioggia è noiosa perché non puoi fare niente, non puoi uscire e sì. tutto. Allora, poi da lì si è passato Cesna Pieva. Si dice solo più Cesna Pieva, certo. che vuol dire sei una persona noiosissima. Cioè, di fatto questo era il modo per fare il superlativo. Cioè, invece di dire noius, noiusissim, che è bruttissimo. È brutto, in brutto. Delle, non esiste la fine, cioè quasi non esiste. Allora, invece di fare noiosissim, è noius come la pieva, che vuol dire noiosissimo. Beh, cioè, poi ti fai tutto ti figura tutto un mondo, sì, con certo. la pioggia, tutta. C'è poesia. C'è poesia. C'è poesia. C'è, si poteva anche dire, per esempio, non lo so, oh madonna, questa è difficile stasera. Ce n'è troppe, ce n'è troppe. Faccio un po' la danza. Perché mi viene fia come un'artaban, ma dovrei raccontare. Allora, no, è brutta quella, una storia. No, perché lei era... Artaban era un re di Persia, chi se ne frega. No, no, allora, ce n'è una più bella, che è Cesfir come Gribuia. Cesfir come Gribuia. Che è Gribuia, è un personaggio. Era un personaggio molto noto nella Torino di una volta. Era un leggendario cretino. Cioè, nel senso, lui era furbo, nel senso, che lavoria neanche i ciulei su i soldi dante le sacoce. Sì. Che grattai sui soldi, sì. li sgrafignai su via. No. Lavoria neanche. Allora, per stermeie, per nascondere sì. i soldi, e gli stermava le sacoce di auti. Parei, hai rubato un'enda sulle sacoce. Ho capito. Ho capito anch'io. Altra grande astuzia di Gribuia. Sì. Come si manteneva Gribuia? Cosa faceva di lavoro? Che la catava dudes eu a dudes solda la dusena e poi, cioè, comprava 12 uova, un soldo, alla, cioè 12 soldi alla dozzina sì. e poi vendia per un solta prim. E avvagnavans la quantità. Certo. Che lo facevano in grande quantità, non tu certo. trovai. Era furbo Gribuia. Quando capiu via, sì, via deve... che la si stermava su tal punto, sì.
con leva fino al mantun, ma pareva sbagliava nella testa. Okay. Cioè, era proprio una persona furba. E allora si dice, ti c'è proprio fur come graibuia. Ah, hai capito. Che è un modo per dire che è furbissimo. Certo, furbissimo, certo, in modo però, naturalmente, all'inverso di quello che uno voleva dire. Se lo vuole, diciamo che lì si sta già uscendo un po' fuori dai denti. Ecco. Quando si... sì, un po' tanto. Poi c'erano ancora altri modi in cui uno veramente rimaneva criptico, no? Cioè, per dire, entravi, candaga nastisat kulbun, cioè mi dia un goccio di quello buono. Mm. Cioè, naturalmente è sottinteso il vino, sì, ecco. Certo, certo. Però, insomma, e, poi gli dia, candaga na fetta dell'eredità del crin. Cioè, mi dia una fetta dell'eredità del maiale, sì, che sarebbe una fetta di salame. Perché il salame è morto. Cioè, il crin è morto, il maiale è morto. Ha lasciato un'eredità, se stesso, in eredità. E vuoi una fetta dell'eredità? Eh certo. Questo, di cosa ti fa dono il maiale? Ti dà una fetta sua eredità. Pazzesco. Vabbè, quindi il salame diventa l'ardità del crin. Quindi insomma c'è, sì, c'è un mucchio di modi di dire, belli, che non, invece di parlare normalmente parlavano in modo un po' assurdo, ecco. Però era molto creativo. C'era gente, cioè, c'era gente nella, sì, Torino dell'Ottocento che non sapeva parlare normalmente, parlava solo così. Ecco. Fantastico. Era una cosa quasi assurda, cioè la gente, certo, lo studiava, infatti ci hanno fatto un libro per studiare questo fenomeno. Ecco. A scuola di... Sì, del 1892, Alberto Viriglio, come si parla a Torino. Oh, una roba da voi. Lo sapete. Beh, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Bellissimo, mamma mia, mamma mia. Che roba, wow, cioè, beh, fantastico, è una fantastico, cosa... sì, beh, è illuminante, sì. Chissà se c'è un modo per dire qualcosa di simile per quanto riguarda la pubblicità, no? Cioè, fare soldi con la pubblicità. Fare soldi con la pubblicità, come lo diresti tu? Non lo so, bisognerebbe chiedere a lui, vabbè. Vabbè, è andato via adesso, sta scappando. Siamo per la pubblicità, sì. A questo punto un attimo lo stacchetto, dobbiamo farlo, esatto. Dobbiamo raccogliere i soldi per portare per andare avanti. Una terza stagione, magari abbiamo bisogno di sponsor, ci sono sponsor che ci sostengono, come ad esempio il tonno sonno, che piace al gatto e piace al nonno. A questo punto io direi che è il momento di lanciare la pubblicità. Forza. Per riempire bene le tasche, Marta. Sì, siamo pronti? Siete pronti anche pubblico del Moscerino, pubblico da casa, anche voi, forza, ormai lo conoscete. Andiamo con la pubblicità. Tonno sonno piace al gatto e pure al nonno. Tonno sonno che sonnifero sto tonno. Tonno sonno sonno tonno. Tonno sonno. Come è cambiata la scenografia, come siamo cambiati noi, guarda tutti i soldi che ci sono arrivati. Guarda la batteria, guarda che roba. Il corpo di ballo, guarda, piano, ragazzi. Ecco, comunque, adesso un'altra mezz'ora riusciamo a farla. Sì, bene. Perfetto, ce l'abbiamo assicurata. Ma vogliamo un pochino entrare in un mood di musica, di cantautorato, cosa... Entriamo. Allora Matteo Sibilla, eccolo. Allora, buonasera a tutti e tutte. Anche questa sera portiamo insomma una canzone così per sognare insieme. Wow. Eccessivo, no? Non sapevo che dire. Vabbè, ad ogni modo, questa come al solito è una canzone... In realtà relativamente popolare in questo periodo, essendo uscito l'ultimo album di Ed Sheeran, io non posso fare altro che celebrarlo con questo piccolo tributo. Questa si chiama Boat. Came out for the embers, stayed out for the breeze. I need too few elements to mind me.
There's beauty when it's bleak. Stuck out before the light's down. What do I breathe? Oh, I know. The more that I love, the less that I feel. The times that I jumped never were real. The sea little scars were here, but I know. Maybe I won't, but the waves won't break my boat. But the waves won't break my boat. Storms crash on the bulwark. The wind rushed through the trees. I keep my eyes filled. Memories always fall short. What we could have been. Step out before the lights down. What do I need? Oh, I know. The more that I love, the less that I feel. The times that I jumped never were real. They say that old skies will heal, but I know. Maybe I won't, but the waves won't break my boat. But the waves won't break my boat. But the waves won't. Times that I jumped never were real. They say that old scars will heal, but I know. Maybe I won't, but the waves won't break my boat. Grazie mille, grazie a tutti, grazie. Bella, grazie. Matteo Sibilla! Grazie mille. Esagerati, esagerati. Esagerati. Bene, Marta. Bene, allora, dopo questa bellissima canzone cantata dal nostro Menestrel, Menestrel... Ma... Io sento, ma cosa ne sono tutti questi rumori di moto? Ma li sentite? Ma sentite che roba? Sentite? Che roba? Mamma mia! Che si gasano, ma che è? Con la marmitta bucata. Ma quelli sì, sono qui fuori, ma sì, mamma mia! Si mettono lì davanti, non si riesce più a parlare. E basta! Scusate, così, purtroppo sono gli inconvenienti del mestiere, ma... Chi è che bussa adesso? Lo show inizia... Oh! Avanti! Ah, avanti! Avanti! Avanti. Ma chi è? Ma scusa, che fanno arrivano in ritardo, c'è cioè, anche noi. Chi è? Sind Sie Martha und Samuel? Ma è Klaus! Ja, Martha und Samuel! È Klaus! Guten Abend! Klaus! Guten Abend! Klaus! Klaus! Hallo! Guten Abend! Vielen Dank! Ja. Guten Abend Italien! Ciao! Ciao! Va bene! So schön in Italien zu sein! Sie haben mir gesagt, dass ein Dolmetscher gibt!
mi hanno detto che c'è Google Translate. Sì, usiamo quello. Google Translate gibt. Sì. Sehr schön. Sì, es ist so schön Italien, diese Region. Ich bin hier von einem Urlaub. Sì, allora. Facciamo, prego. Sì, Google, ma... Google, go. Klaus. Klaus, si sieda. Ma Google. Non so se riesce a sedersi e poi rialzarsi. Ja. Ich kann mal ruhig sagen. Ja. Also. Sì. Alles gut hier sì. In Italien. Sì, a lei piace stare qui in Italia, ma ja. In Italia, ma come mai? Es gibt Google. Sie haben mir gesagt, dass es gibt Google. Sì, mi hanno detto che c'è Google Translate. Sì. Sì. Ja, gut. Italienisch, was für eine schöne Sprache! Sì, italiano è una lingua così bella. Sì, 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 sì. Sehr gut. Molto bene. Vabbè. Vabbè, Klaus, lei, Klaus. Ma innanzitutto... Comunque, non pensavo fosse così, wow. Ich habe nichts verstanden. Google, was hat sie gesagt? Non pensavo fosse così. Esatto. Ich dachte nie, dass sie waren. Ja? ja, l'ha presa bene. Klaus, non so come perché fai. Perché lei è qui? Cioè, lei cosa ci fa qui in Italia? Urlaub. Urlaub? Vacanza. Vacanza, Urlaub. Urlaub. Ah, pensavo l'Urlaub, no. Vacanza, vacanza dove? Qui a Pinerolo? Ja, mit Motorfahrrad. Qui in Italia con la moto. Con la moto, sì. Era lei, lui, eri tu che ja, in casa. Ich und dann es gibt Konrad und dann es gibt Julius, es gibt Bruno, mein Freund Tamino. Ah, i suoi amici, ho detto ja, sono. Ja, Freund, ja. Sì, sì. Sind hier. Sono qui fuori. A fare. Sind hier draußen vor der Tür. Ja. Sì. Tomino. Sono qui fuori dalla porta. Ok, ma non draußen vor der Tür. Sì, oh. Sono, okay. Sì. Ma no, sì. Ma non li facciamo entrare. No. Ich bin hier nur zu grüßen. Certo. Sono Google. Qui solo per salutare. Ah, grazie. Ah, che carino. Und zu grüßen, ja. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, ma che bello. Ma Cazzarina, dove l'ha lasciata? Cazzarina è nur auf Instagram. Ah, sì, sì. Dice Cazzarina solo su Instagram, sì, sì, chiaramente. Vero. Ja, Cazzarina. Sie weiß es nicht. Lei ho capito che non c'è. Lo sa. Sie weiß es nicht, dass ich hier bin. Sì. Ah, non sa che lui è qui. Sa. Io sono qui. Ah, non lo sa. Ma come lo Nein. Wir machen einen anderen Urlaub in Italien. Facciamo un'altra vacanza in Italia. Ho capito, ma in questa non se l'è portata. No? Nein, das ist mit Julius, Tamino, Konrad, Klaus. Und dann Klaus, das bin ich, Klaus, ja. Certo, vabbè, allora divertitevi. Dai. Ja, viel Spaß in Italien, sehr bello. Schön. Sehr schön zu besichtigen. Però si è portato Tomino, dietro. Io Tomino, lo dico, ha fatto bene. Ha fatto bene il Tomino. Tamino! Tamino! Das ist italienisch, denke ich. Penso sia un nome italiano. Può essere. Was nicht. Sì, non lo so. Non sappiamo. Dove andrete? Qual è la prossima tappa, Klaus? La prossima tappa, Klaus. Dove vi recherete? Dann gehen wir nach Frankreich und dann zurück. Su Deutschland. Ah, quindi andiamo in Francia. Sì. E poi in Germania, sì. Indietro. Indietro. Ja, was für eine schöne Sprache italienisch. Ah, sì. L'italiano sì. È una così bella lingua. Fantastico. Grazie. Vabbè. È vero, vabbè. Grazie. Vabbè. Guardi, Klaus, noi siamo felicissimi che lei sia venuta a incontrarci. Magari meno sgasata e ora davanti. Kein Problem. Wir gehen zurück nach Frankreich und dann Deutschland. Es gibt kein Problem, wirklich. Beh, vabbè. Comunque... Molto parato. Ja. Abbiamo sì. Tutto, la bello. Tenda, tutto. Ja, kein Problem. Sì. Ma sì, ma sì. Fantastico, grazie. Grazie per essere passato. Fantastico. Grazie. Grazie. Questo lo prendiamo noi. Ah, kein Problem. Ja, für euch.
Auf Wiedersehen, tschüss! 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 Grazie, grazie, grazie! Tschüss! Comunque... Aspetta che lo accompagno che si è perso, aspetta! Di qua, di là, di là, giusto, sì. Ma vabbè, giusto, ma Marta, giusto. Marta, ma non puoi andare via adesso. Ma... Vabbè, però effettivamente se non sa, lasciala andare. Ma sistemiamo la situazione. No, ma più che altro non ci aspettavamo questa visita. No, ma è stata bellissima, una bella sorpresa, penso sia piaciuta, no? Era tutto sommato conoscere Klaus dal vivo, fa effetto. E un'altra cosa invece è che adesso... Ho paura che mi faccia un po' effetto, però ci proviamo e fare il collegamento per la rubrica Under 10 dei bimbi. Proviamo a sentire i bimbi cosa ne pensano della serata, del ventriloquismo. Proviamo a sentire. Allora, la regia mi dice che sono in collegamento. C'è una prima chiamata. Sì. C'è? Sì. Pronto? Pronto! Eccola, lo sapevo. Pronto, chi sei? Aspetta che sono occupata adesso, però non posso parlare. Lucrezia, lo so che sei tu, perché sì. Non lasci mai spazio agli altri bambini, Lucrezia? Non ridere così che mi fai venire nervoso tutte le volte, Lucrezia. Allora, senti una cosa, facciamo che metto il viva voce, perché se no non riesco a parlare. Perché devi mettere il viva voce? Dove sei? Perché sto facendo una cosa importante. Che cosa stai facendo? Dove sei, Lucrezia? Ma se devi fare qualcosa di importante, lascia spazio agli altri bambini, chiudi la telefonata. Ma io col viva voce posso fare la chiamata, tanto qui ne avrò per un bel po', eh? Ne hai per un bel po'? Ma dove sei, Lucrezia? Sto facendo un bisognino. Ma no, cioè, no, non dirmi che sei in bagno e che hai portato il viva voce lì, eh? Sì, esatto. Allora, no, non ridere così, allora. Tu non ci vai mai in bagno? Sì, io ci vado. Dovresti andarci anche abbastanza volte ormai, eh? Ma senti, no, dico alla tua età. No, non cominciare, sì. Non cominciare, Lucrezia. Auguri, ho visto che hai fatto i compleanni. Grazie, anche. Grazie, Lucrezia, com'è, carina? Si vede? Carina, grazie, sì, si vede. Carina. Lucrezia, senti un po', allora cosa ne, visto che sei qua con noi tanto per cambiare, cosa ne pensi della serata, ti piacciono i ventriloqui? No, non ti piace, tanto per cambiare, ti pareva, ti piaceva, che cosa ne pensi? Ma queste persone che parlano di pancia? Di pancia, sì. Con la pancia? Sì, vabbè, si dice così, parlano con la pancia, sì. E che di questo argomento se ne parlava già in Platone. Cioè, nel senso, ci sta prendendo in giro? In Platone? Sì, nella divisione tripartita dell'anima, che era divisa rispettivamente in anima razionale, con sede nel cervello, anima irascibile, con sede nel petto, e anima concupiscibile, con sede nelle viscere. E che si tratta della parte più razionale dell'essere umano, che se non viene ben educata dalla parte razionale può condurre l'essere umano lontano dalla retta via. Questa sera sta diventando pesante. Non hai capito qualcosa? Ma più o meno, Lucrezia, senti... Eppure dovresti conoscerlo perché è un tuo contemporaneo. No, senti, Lucrezia, per favore. Mamma. Ecco, vabbè, lasciamo perdere, non fare così, eh. Allora, ecco, allora... perché ridi sempre così, senti? Allora... Ma che è questa roba? Cosa sta facendo? Non sappiamo cosa sta facendo. Senti, non fare rumori così, siamo in diretta. Non tirare l'acqua, non fare altri rumori, per favore. Guarda che non faccio mica rumorini io, Non fai rumorini. Se mai sei tu che sei incontenibile. No, senti, Lucrezia. Allora, Lucrezia, allora, andiamo avanti. Allora, appunto... Comunque anche io so parlare con la pancia. Ecco, tu sai parlare con la pancia? Sì. Quindi parli con la pancia. Sì, è che ci parlo spesso, sai, ma non andiamo molto d'accordo. Ah, anche io parlare con la pancia. Ma no, allora, parlare per mezzo della pancia, non con la pancia che ti parli... È che spesso abbiamo delle visioni diverse della vita ed è difficile poi anche da tenere a bada, eh?
perché poi a volte la mia pancia dice la sua in mezzo a tante persone e mi fa fare delle pessime figure. Cioè, non ho capito, allora, cos'è che fa la tua pancia quando... Ogni tanto fa delle puzzette. No, ecco, lo sapevo. Sì. Lucrezia, siamo in diretta TV, c'è tanta gente che ci segue, per favore. Tutti i bambini fanno le puzzette? Sì, va bene, sì. Tralasciamo, allora, ecco, perché... Comunque, ecco. Una volta ho preso una nota a scuola. Sei preso una nota, cosa è successo? Perché durante un'interrogazione mi è scappata una puzzetta. L'agitazione, dai. Non stavano interrogando me, però. No. E quindi? È il fatto che le mie puzzette sono talmente sofisticate, no? Che riescono a produrre delle frasi di senso compiuto. Addirittura, che roba è? Che cosa? E così la mia amica Clarissa, che era interrogata e non sapeva la risposta sulla data della caduta dell'impero romano d'Occidente, dopo la mia puzzetta ha detto subito prontamente 4 settembre 476 dopo Cristo. Certo, perché tu sei riuscita a dirle quella cosa attraverso... Ecco. Ha detto che non ha capito bene se era avanti Cristo o dopo Cristo, si è buttata sul dopo Cristo, così, però... Perché non sei stata molto precisa. Resta nei dettagli, invece. Dettagli. Sì, e poi che cosa è successo? Poi sono andata anche in presidenza. Questo per la mamma non l'ho detto. Non l'hai detto la mamma. Ma sì, Lucrezia, però lo stai dicendo qui in TV davanti a tutti. Guarda che se la mamma ti sente. E poi sono stata anche sospesa per 10 giorni. Brava. Perché mi è scappata un'altra puzzetta in presidenza. Questo ha fatto capire alla preside che la consideravo una vecchia strega zitella e bigotta. Ma senti, ecco, vedi cosa succede, Lucrezia. È stata una puzzetta un po' aggressiva quella volta. Una puzzetta aggressiva. Molto aggressiva, Lucrezia, senti un po'. Adesso metti giù, lascia spazio. Smettila che mi fai venire il nervoso, Lucrezia. Io ti detesto, Lucrezia. Te lo posso dire, che siamo arrivati alla penultima puntata. Sam, io... ti si gonfia il giugulare. Ti detesto, Lucrezia. Ascolta. Capisce più se si è scolorito il farfallino. Lucrezia, fai giuretta che te ne vai via e non chiami più. Va bene. Faccio per la tua salute. Vai, forza. Giuretta. Che? Lucrezia, che hai fatto? La busetta. Lucrezia, senti, mai più, non chiamare mai più, per favore. Ciao, ci salti, ti salutiamo. Ho quasi finito, ciao. Ciao. Che situazione. Che situazione. Tutte le volte. Mamma mia, sti tedeschi, e fagli capire come uscire da Pinerolo, un casino, guarda. È la rotonda, quell'altra. Barriere linguistiche. Sì, infatti. Comunque adesso ce l'ha fatta. E intanto mi hai lasciato con Lucrezia, qua per l'ennesima volta. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata, se tu mi lasci ancora con lei. Sì. E lei sarà qui, o verrà attraverso lo schermo. E mi... Che c'è? Che sta puzza? No, senti, qualcosa? No, non ho fatto niente io. Ma sei sicuro? Sì, stai buona. Vabbè. Va bene. Comunque. Sarà l'età, sarà. Bene. Cosa? Va. Controllo sfinterico. Andiamo avanti con lo show. Bene, quasi è il momento clou, no, della puntata, e quindi ci abbiamo un altro sponsor. Sì, per fortuna, sono diventati ben due gli sponsor che abbiamo, stanno crescendo, speriamo ne arrivino un terzo, un quarto. Speriamo di riempire tutta la puntata di sponsor. Tra l'altro questo porta tanti soldi, ancora più del sonno tonno. Già ci hanno minimizzato il budget. E allora abbiamo... che dovete fare, ragazzi? Vabbè. Comunque, visto che noi conduttori, il menestrale, dobbiamo avere un bel sorriso, quale miglior pubblicità del turismo dentale? Eccolo. Andiamo con la pubblicità del turismo dentale. Eccolo. Pubblicità. Poco sopra la Mingrelia, non lontano dall'Ossezia, non lontano da Tbilisi, e la terra dei sorrisi.
Turismo dentale in Georgia. Con i dentisti georgiani, tu lo sai, sei in buone mani. Telefona prima che siamo pieni, se no poi c'è posto solo dagli armeni. La Georgia ti mette a tua disposizione la migliore ortodonzia. Il professor Cariazze ti aspetta sulla statale per Zugdidi, tra la Svanezia e la Mingrelia. Problemi di tartaro? No. Caucaso. Denti neri? Mar Nero. La soluzione non è in Croazia, è in Svanezia. Wow. Pronta ad accoglierti. Una terra ridente. Per telefonare, chiama al numero 800 800 800 800 800. Sì, sì, sì. 800. 800. Vabbè, abbiamo capito. Bene, la pubblicità. Turismo dentale, sì, in Georgia, sì, non lontano da Tbilisi, è la terra dei sorrisi. Sì, abbiamo capito. Wow. Questo porta ancora più soldi, e tanti. Sì, tanti. Denti tanti. Nero, mar nero. È tanti. Convincente, sì, quantomeno. Sì, sì. Assolutamente. Beh, io, che facciamo? Andiamo avanti? Sì, direi andiamo di andare avanti. Andiamo lo stesso avanti, che dobbiamo fare. Anzi, andiamo avanti, andiamo finalmente, ritorniamo con la nostra super ospite Paola Lombardo, che adesso ci porterà un bellissimo pezzo dal titolo La Cocicotas. Cocicotas, ecco Paola. Paola Lombardo, ecco, vieni, dov'è Paola? Dov'è Paola? Paola. Paola, Paola, Paola. Ah, ecco, ecco. Oh, cocicotas, cocicotas, al mattino appena sveglia, alla sera quando dormo io ti penso, cocicotas, oh. Cocicotas, cocicotas, oh, cocicotas, cocicotas, non ho nulla da temere, se a te io son fedele, cocicotas, cocicotas, oh. Cocicotas, cocicotas. Oh, cocicotas, cocicotas, seguo piano il tuo respiro, poi di nuovo faccio un giro, cocicotas, cocicotas, oh, cocicotas, cocicotas, oh, cocicotas, cocicotas, tutti vogliono cocicotas, tutti cercano cocicotas, 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 oh, cocicotas, cocicotas. Scusate, voi sapete cos'è sta cocicotas? No, è che non gradisco cantare qualcosa di cui non conosco il significato. Ascensore? Oh, cocicotas, cocicotas, ti travolge senza sosta, ti sorprende, ti rivolta questa pazza cocicotas, oh, cocicotas, cocicotas, oh, cocicotas, cocicotas, tu di lei ti puoi fidare, non ferisce, non fa male, cocicotas, cocicotas, oh, cocicotas, cocicotas, ah, cocicotas, cocicotas, io la so cantucchiare senza starmi a tormentare, cocicotas, cocicotas, oh. Cocicotas, cocicotas. Scusate, avete scoperto cos'è sta cocicotas? No. Ecco, no, ho capito, sto sul generico. Ascensore? Oh, cocicotas, cocicotas. Elettrizza tutti quanti, donne giovani ed infanti. Cocicotas, cocicotas, oh. Cocicotas, cocicotas. La cocicotas non si sa mai dove sta. La cocicotas chissà cosa combinerà. La cocicotas ti butta in un tourbillon. La cocicotas ti fa perdere la ragione. La cocicotas è più forte di un boxer. La cocicotas non sa cosa è il bon humeur. La cocicotas se ti investe son dolor. La cocicotas. Per chi non l'avesse capito, this is the end. Oh. Paola Lombardo! Grande, grande! Bello!
grazie, troppo buono. Come facevi a scandire tutto così bene? Devi spiegarmelo. Devi insegnare subito. È quella tecnica lì, però va provata tante volte. Poi va cercata anche un po' la vostra voce. Cioè, questa è una voce nasale, quindi non è molto faticosa sul piano della laringe, così, perché non è troppo bassa. E quindi mi permette, insomma, di lavorarci abbastanza bene, con tranquillità. Quello è anche molto importante, trovare la voce del pupazzo. Certo. Ah, ok, del pupazzo, perché poi c'è una varietà, chiaramente, in ognuno di noi ampia. Certo, certo, c'è una gamma, cioè si può veramente fare una voce acuta, ariosa, una voce acuta secca, una voce nasale, una voce più bassa, magari con meno brillantezza, insomma. Se ne possono creare molti. Sediamoci pure. Sediamoci. A tal proposito, volevo fare un'altra piccola pièce, se si può. Certo. Sì, noi vogliamo conoscere i personaggi, chiaramente. Ma più che altro è una tecnica che si usa nella ventriloquia, che è il fuorisincrono. Quindi ho imparato un po' questo, dopo e dai di ore di prove, ho creato un piccolo pezzo, quindi posso proporlo, no? Sì, certo. Buonasera. Buonasera. Sono io. Si sente? No. No. No, 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 no. Ho detto no. Si è staccato il filo? No. Sì. Non agitarti. Sintonizzati. Sii forte. Concentrati. Training autogeno. Ti senti strana? Credi che nessuno ti consideri? Hai ragione. No, no, no. Sì. Oh, è tornata la voce. No. Tu non sai che ansia metterai quando andrà questo pezzo in onda tutto il comparto tecnico della radio, che riattiverà per 50 volte la TV cercando di risolvere il problema. Perché loro cercano di metterti a sincro, mamma mia. Wow. Fenomenale, bellissimo. Bello. Sì, grande, bello. Grande. Sì, insomma, ci ho messo tipo 80.000 ore per imparare solo questa parte. Non è facile, ecco, non è facile. E quindi, insomma, anche questa è una tecnica che si può usare, quindi questa cosa del labiale che arriva prima della voce, ma ce ne sono tantissime, anche quello che viene chiamato la distant voice, lo usano molto i ventriloqui, anche molto virtuosi, quando praticamente il pupazzo è dentro un sacchettino, una valigia, e ha una voce molto soffocata quando appare. Poi questo è più facile se si è amplificati bene, perché comunque anche ci vuole anche un microfono, insomma, che prenda bene la voce, ecco, certo, con una presenza. E guarda, ci vuoi presentare prima un tuo personaggio o ci vuoi raccontare come lo crei, come nasce? Ma dunque, posso fare delle piccole premesse, perché essendo un po' all'inizio di un percorso, comunque, certo, ho portato delle piccole cose. Sì. Per esempio, mi piace, cioè posso presentare qualcuno e lo presento solitamente. Se non lo disturbiamo. Sì, ecco. Topo in trasmissione, topo maleodorante, topo che non si sa da dove viene. Ah, mi ha detto ora il topo che è scampato all'esplosione della cittadella di Torino ad opera di Pietro Micca nel 1706. Oh. Ha resistito alla crisi di pane e alla depressione del secolo scorso. Si è riuscito a non soccombere durante i lavori di riqualificazione urbana per le Olimpiadi di Torino 2006. Oh, bello! Fatto questo, fa sì. Eh sì.
e anche qua ne sanno qualcosa, nelle vallate. Sì, tu qui quindi hai creato la preesistenza alla resilienza. Canterei un piccolo pezzo, si può, con questo topino, ma proprio certo, così, sulla certo, resilienza, certo. Ma lui fa proprio un numerino piccolino ancora, perché e il pezzo è molto conosciuto e si chiama Scendo dal mio letto tutta incriccata, certamente un bel modo per iniziare la giornata, il caldo asfissiante così tanto rilassante, bevo nervosa il caffettino maledetto, il mattino è un po' più in là, mi aspetta già la faticosa mattinata che non ha pietà. Attenzione al monopattino, mi travolge in un attimo. Chiedo scusa, mia signora, andavo solo ai 100 all'ora. Appunto, devo un po' sviluppare qualcosa, ancora il dialogo, ecco, principalmente lo faccio cantare, però mi rendo conto che ci vuole anche una voce, ecco. Beh, no, ma è bellino. E come farei a mettergli poi le parole, perché adesso erano suoni, no? Quindi, sì. Poi, ecco, il dialogo gli scriverai un testo, tutto, però sì. Proprio le parole, in questo caso, come quale tonalità puoi tenere su... Cioè... Sì, ma sì, allora lui può avere, il pupazzo può avere molte sfumature, ecco, non, per cui comunque magari il cantato può essere acuto, però invece magari il parlato può essere anche più basso come tonalità, magari più frammentato, ecco. Questo anzi, più si dice più gamme ci sono, più colori ci sono, e il pupazzo meglio è, un po' come nella persona. Ecco. Sì, sì, ma in base a quello che dicevi prima, sperimenti appunto anche grazie alla tua voce, quella tonalità che è la più facile per rendere l'articolazione giusta, o cioè vai proprio a tentoni, provi e sì. Poi... O ti intestardisci su una voce perché tu vuoi quella e gliela darai in quella maniera lì? Io non riesco a lavorare così, nel senso che lavoro più per sensazioni. Mi piacerebbe lavorare più in maniera più filologica, dire ma magari il topo può avere una voce perché che ne so, è piccolino, una voce acuta. Provo e vedo quello che funziona, ecco, poi magari mi faccio guardare un po' da qualcuno, chiedo e per la scelta della voce vado un po' a distinto. Sì. Sì. E a tal proposito vi volevo anche presentare un mio collega. Ah sì, ah, wow, sì. Che sì. Bello. Anche con questo è un piccolissimo cameo, ecco, perché lui è un sì, po' sì. Cioè, ancora da sviluppare, ecco. Ah, un altro ospite. Sì, sì, un altro ospite. Se c'è. Ah, eccolo, sì. E noi lo accogliamo. Eccolo qua. Sì, scusate. Ecco. E lui è un collega, un cantante, oh yeah, esatto, però è un cantante rap, oh yeah, esatto. E tu sì. Te la senti, si chiama Baiardo, te la senti di fare un pezzo rap, te la senti? Oh yeah, darling, ok. Vogliamo far fare al pubblico che è così bravo, lo vedo veramente sveglio dal punto di vista musicale, un ritmo binario con le mani. Di qua, di là, la vita è complicata, non è certo una cavolata. Io sono indipendente, astuto ed esigente, io con te non c'entro niente. Ti guardo, ti osservo da dietro il vetro. Attenzione, stai tornando indietro. Sì, sì, non reggo più la gente. Io sono irriverente, ipercritico con la gente. Non sono duttile, non sono un serpente. Eccolo qua. Anche il rap. Cioè, Anche il rap, con la velocità che c'è oltretutto. Cioè, pensa un po' che roba. Grande, Paola Lombardo, grande. No. Grazie. Ma ti capita ogni tanto, magari in luoghi dove ci vuole una certa serietà, che ti scappi una voce e nessuno sa da dove sia arrivata e ti dica, sì, non lo so, io non...
Ti è mai capito? No, 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 perché dovresti, mi piacerebbe, mi piacerebbe, sì, sì, sì. Sì, sì, mi piacerebbe. No, non, sì, ho avuto anche delle sensazioni di poterlo fare, però poi mi sono trattenuta. Infatti volevo proprio chiederti se hai fatto degli scherzi qualche volta. Cioè io mi immagino, per esempio, magari, non so, un appuntamento importante con una persona, se è il tavolino con lui o con lei, non so, a un certo punto con le labbra serrate così ti parte la vocina. E cosa succede? Non so. No, però ho avuto riscontro sugli animali, cioè abbiamo un gatto noi a casa e il gatto non sopporta questa cosa, cioè non capisce bene da dove arriva la voce, per cui comunque scappa subito, non mi sopporta, probabilmente non capisce bene. Ma quindi... pensa che la casa sia posseduta in realtà da altri spiriti, esatto, altre presenze, non lo so, comunque, sì, 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 per cui sugli animali, almeno sui gatti, ha un effetto abbastanza, insomma, disorientante. Beh. Poi ovviamente ci sono... Cioè, più si acquisisce la tecnica, più si acquisisce anche un discorso fluido e quindi si può lavorare anche proprio bene sugli scherzi, ecco. Magari fra qualche anno riuscirò anche a farlo bene, ecco. Certo, io mi immagino in un contesto scolastico cosa ne uscirebbe fuori, no? Ci fosse, sì, un ragazzino, certo, ventriloquo, cosa non sarebbe in classe? Sì, 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 assolutamente. Guarda, arriviamo alla domanda più difficile della serata. Sempre. La più difficile che il pubblico conosce, la conosce. Sa già. Ecco. Volete fare un corretto voi? La conoscete? Volete dire voi le due paroline magiche? Il sogno. Il sogno di Paola Lombardo. Oh. ho visto le altre puntate io, quindi infatti sono preparata. No. Era un rischio. È una domanda molto importante, ma faccio anch'io la premessa degli altri ospiti, comunque sono in un periodo tranquillo, quindi sto bene, non ho questa, diciamo, sto bene anche così, senza avere un sogno, un obiettivo particolare. Diciamo che potrebbe essere un po' un sogno geriatrico, perché quello di continuare comunque a imparare delle cose, ecco, riuscire sempre a essere, diciamo, stimolata. E così, in maniera anche tranquilla, senza troppa agitazione, imparare sempre cose, tecniche nuove, insomma, mi interessa questo aspetto, ecco, continuare, ecco, in questa strada. Ma intanto ti metti alla prova con cose sempre appunto nuove, anche adesso questa del ventriloquismo è impegnativa come... Sì, molto. Cioè, anche perché poi creare degli spettacoli su questo... Su questo tema penso che sia molto complicato e difficile. Poi, non so, tu mi insegni, non so, però penso che creare proprio uno spettacolo in toto con dei personaggi e riuscire a mettere voci a tutti quanti, penso sia una complicazione unica. Poi intrattenere per magari un'ora su un argomento come questo. Sì, però sì, una sfida a cui uno... Sì, sì, ci deve lavorare. Ci si mette in gioco, sì, certo. Quindi sì, questo è un po' il tuo sogno messaggio anche, sì, di continuare, sì, sempre a imparare a... Magari anche non solo la ventriloquia, però in ogni caso comunque vivere un po' la creatività in maniera anche quotidiana, questo è una cosa che mi fa stare bene, ecco. Poi mi piacerebbe molto che, diciamo, in Italia si desse più spazio alla cultura. Questo è un po' un sogno che forse abbiamo in tanti, perché insomma io non ne posso più di questo calcio, di queste trasmissioni, ecco. Io penso che ci voglia veramente più importanza, ecco, dovrebbero dare molta più importanza a tutte le cose belle che abbiamo, non soltanto teatrali, musicali, ma in generale, ecco, cosa che in Italia secondo me è veramente molto carente, questo aspetto. Mentre per esempio in Francia c'è molta più attenzione, molta più valorizzazione, e questo mi dispiace molto. Quindi io spero che nel futuro veramente ci sia più interesse anche a livello appunto politico di sostenere la cultura in Italia. E noi ci proviamo nel nostro piccolino con un sorriso qui al Moscerino, esatto, e in TV con RBE. E intanto ringraziamo Paola che ci ha portato grazie Paola. Paola Lombardo. Non è la prima
prima volta che ci dicono che in Francia la cultura ha più spazio, no? È sì, proprio per questo. Vero. Andiamo all'estero, però andiamo in Germania. Andiamo in Germania, andiamo lontani. Andiamo, sì, andiamo in Germania. Andiamo ecco, lontanissimi, anche perché io voglio veramente sapere cosa ne pensa Cazzarina. Sì. Io dico Cazzarina perché Cazzarina è il nome del, certo, del social, quindi del fatto che Klaus è venuto qui in Italia. Io secondo me ho paura in questo momento. Comunque, vediamo, regia, abbiamo il collegamento estero con Cazzarina? Ecco, sì? Pronto. Okay, sì, pronto? Il collegamento. Pronto? Hallo. Pronto? Hallo. Hallo. Pronto? Un po' spento. Ich kann das nicht glauben, wirklich. Veramente non posso credere che Klaus sia venuto da voi. Ah sì, è venuto da una sì, cosa bella. Quando è con Konrad, Julius, sì, Tamino e tutti gli altri non sì, capisce più niente. Fanno tutto quando poi sono in Spagna, in Italia, questi paesi del sud, si danno, come dire, un po' troppo spazio. Ah, si divertono, si divertono. Se la spassano. Se la spassano. Se la spassano. Un po' di tedesco ti arriva. Vabbè, un po' di tedesco mi arriva. Vabbè, ma cosa c'è di male, Cazzarina? Dovrebbe essere contenta, no? Tanto io... Va bene, tanto come si dice, va bene. Va bene. Spero che anche voi tutto bene. Sì, sì, noi tutto bene. Tutto bene. Però... Mi fa piacere. Sì. Si sente. Ma ci ha detto una cosa però Klaus, noi gliela diciamo? Diciamogliela. È che adesso è in vacanza con i suoi amici, si sta divertendo, sì, yeah, ma poi presto farà una vacanza insieme a te, Cazzarina. Dobbiamo andare a Rimini. Rimini. Mette sempre gli accento. Molto bello, Rimini, siamo già stati a Rimini. Rimini! È una città dove tante persone di Germania fanno sì, visitano, fanno un peciro. Sì, poi c'è il pedalo. Pedalò. E poi c'è tante belle cose di Rimini, molto bello. Rimini. Dico un'altra volta che... Vabbè, abbia pazienza, sta imparando l'italiano. Sì. Scusate. Comunque, se volete, poi voi potete anche venire in Baden-Württemberg. Eccola sì, lì. Certo. Pronunciate Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Partite in quarto, ma poi... Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Sehr gut, das war sehr gut, wirklich. Brava. Bene. Molto bene, brava. Senta, Cazzarina, ma come le è sembrato Klaus quando l'ha visto in TV? Perché l'ha visto prima, no? Bel ragazzo. Ma è come quando è zu Hause, è come quando è a casa. Ah, così è. Uguale. Beh, oddio, no, non ha rucksack, come si dice in italiano. Lo zaino. Lo zaino. Non ha rucksack, però lui fa in giro con... Come si dice in italiano? Chieda Google. In inglese si dice wife beater. Oh my god. Ok Google, come si dice in italiano wife beater? In italiano wife beater si dice canottiera. 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 La salute. Questo è comunque si dice in Germania, sì, sì, più o meno da mese di aprile, mese di novembre, sì, gente va in giro con canottiera. Vielen Dank, mein Gott, italienisch, ist wirklich schwer. Nervosa. Sì. Nervosa. Ma perché? Nervosa. È come se fosse stata un po' tradita, dai. La vacanza con gli amici, dai, poi andrà anche a Rimini. Rimini. Voglio dire. Poi, come si dice, prossima volta ci dobbiamo mettere d'accordo? Sì. Per altre partnership. Sì, perché sì, noi ancora abbiamo partnership di creme. Di creme. Di skincare. Skincare. Noi su tutti i nostri social network. Sì. Social network. Sì. Noi facciamo skincare sì, advertising. Facciamo partnership pubblicità, con partnership. Sì. Come si dice skincare? La crema. Crema. La crema. Genau. Vabbè, fa la pubblicità la sua crema. Della crema, sì, dai. E siamo in partnership sì, con mie Freundin, mie amici. Oh. Mie amiche. Amiche. Viele Freundinnen. Certo, ho tante amiche, certo. Ah, vabbè. Va bene. Allora facciamo partnership. Prossima volta.
Va bene, prossima volta con lei facciamo la partnership con le creme, se no con le amiche, sentiremo anche le amiche. Non lo so, ok, pensi. Yeah. Va bene. Allora la ringraziamo, Cazzarina. Non se la prenda per Klaus. Tanto torna adesso. Sì. Kein Problem, keine Sorge, non c'è problema, non c'è preoccupazione, ecco. Va bene, va bene. No, cioè, termine importante. Grazie Cazzarina. L'ho sentita triste. Sì, gelosa, le donne tedesche. Un po' triste. Sai cosa c'è? Non accettano che un uomo prenda, vada e voglio dire... Sento dei rumori di moto di nuovo, non vorrei che ci fosse di nuovo Klaus qui fuori, perché vado un attimo a vedere un attimo. No, dove vai? Vado, perché... Cioè, vai anche tu a divertirti con Klaus, fammi capire. No, vado a vedere se... Cioè, io rimango qui come una povera scema, tu vai a divertirti con Klaus. Tu intrattieni un attimo, io vado a sentire se c'è Klaus ancora fuori, un attimo. Klaus? Sì? Perché? Klaus? Scusa, è con Tomino, è con Bruno, è con... Vabbè. Se non hai mica... No. Dunque, siamo arrivati alla fine della puntata, che in genere me la devo sempre sobbarcare io, vabbè. E ci colleghiamo con un grandissimo pasticcere di fama mondiale. Sto parlando di Gino Massari, perché ci consiglia un dolce, una ricetta della pasticceria, dell'arte bianca, che voi non avete mai fatto nelle vostre case. Qualcosa di veramente geniale, stupefacente, innovativo. Abbiamo qui in collegamento Gino Massari. Pronto? Chi è che rompe le balle a quest'ora della notte? Buonasera, notte. Maestro, buonasera, sempre bello essere accolta così da lei. Non è notte però, è sera, ci siamo detti che avremmo fatto la chiamata. La sto disturbando? Sì. Ma abbiamo superato le 10, ti pare che uno come me sta ancora sveglio a quest'ora? Vabbè, allora facciamo una cosa molto veloce, tanto lei, guardi, è veramente innovativo, geniale, basta una piccola cosa, una piccola ricettina da lei creata, da noi mai sentita, per renderci felici, Cos'è? Una ricetta innovativa, sì, sperimentale, che sì, nessuno ha mai visto, sì, e mai fatto e mai farà. Le fragole con panna. No, ma maestro, ma io non so, ci ho perso le speranze. Sono buone però. Sì, ricetta buone. Delle fragole con panna. Fragole mature 400 grammi. Sì, va bene. Andate nel bosco sotto casa, mettetevi dietro un albero e fate un agguato a Cappuccetto Rosso. Ma perché? Quella disgraziata ha sempre un sacco di fragoline nel suo cestino. Allora, lei, la seconda puntata che mi tira in ballo Cappuccetto Rosso non esiste, eh? È una fiaba. Ma non mi dica così, che io sono veramente triste quando mi dice queste cose. Io ho 80 anni, sono cresciuto nel mito di Cappuccetto Rosso. Vabbè, allora può essere che esista nel bosco, io non voglio, no. Andiamo avanti, le fragole da Cappuccetto Rosso. Succo poi di limone, sì, o arancia. Ah, uguale, così, vabbè. E scegli tu quello gruppa che vuoi, no? Va bene, sì. Panna fresca da montare 200 sì millilitri. Ottimo, sì. Zucchero semolato fine o zucchero a velo? Sì. Sì, lo sappiamo che è buono, però 50 andiamo 50 grammi. No, abbiamo detto 40. 200. No. Gino, la glicemia, no, Gino. Un chiletto e mezzo. No. 50, dai. Ma 10. Dai che scappa la mano ogni tanto, uno non se ne accorge. Vabbè, andiamo avanti. Rum, 4 sì cucchiai, e non la bottiglia che c'hai nascosta sotto l'ascella che si vede. Ma non è vero. Si vede di qua. Ma cosa sta dicendo? Ma perché ogni volta mi dà dell'ubriacona? Ma voglio dire, ma... Ora ecco il genio, sì, del pasticcere. Sì. Riempite la vasca da bagno di panna montata. Ma che schifo. Mettetevi in costumino e o restate come mamma vi ha fatti e buttatevi dentro. Ma no, ma che schifo con la panna. Ma... A questo punto fatevi aiutare da qualcuno che butti dentro, sì, la vasca le fragole. E no, fate una decina di bracciati per rimascolare tutto bene. Ma non è che abbiamo le vasche olimpioniche, sì, in casa? Ma cosa sta Attenzione dicendo? Però, ci vuole l'imprevisto, altrimenti non c'è il tocco del genio, certo, quale certo sono io. Sì, buttate così nella vasca a sorpresa dei peperoncini piccanti, no, di no, quelli calabresi che ti no agitano il sedere. Ma no, ma maestro, ma perché devo dire queste cose così sconvenienti in prima sera?
Quindi gustatevi il dolce nuotando nella vasca a bocca aperta e masticando, e a sorpresa ciò che incontrate. Se siete fortunati saranno fragole, altrimenti peggio per voi. Ma lei è un sadico, Ora scusate, ma devo lasciarvi nell'ultimo fragole con panna che ho mangiato. Ho dimenticato una cosa importante, di mettere le fragole. E ora ho lo stomaco che prende fuoco. No. Chiamate i pompieri! No. Ma maestro, ma mi fa preoccupare, ma sta bene. Maestro? 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 Niente. Così è morto nella panna, nel peperoncino. Vabbè. Vedremo se... Aspetta. È ancora vivo. L'esalazione dell'ultimo respiro. Cosa? È drammatica questa situazione. È terribile, veramente. Chiamiamo i soccorsi. Che triste epilogo. Procia. Sì, non avevo dubbi. Allora faccia così. Si metta sotto nella panna, noi mettiamo giù, ci sentiamo poi la prossima volta, ok? Agito il sedere, brucia. Ma cosa sta dicendo? Mettiamo giù, per favore, basta, regia. Ma cosa sta... Ma basta! Ma mettete giù, per favore. Ma io non lo so, ma non è possibile. Anziché la schiuma, c'ha la panna alla bocca. Klaus, non c'è Klaus. No, Klaus. Ma mi è sembrato veramente, era lì che girava, girato tutta la piazza così con un tomino. C'era uno che girava con un tomino? Sì. Guarda che quelle erano le fragole. Ah, le fragole? Che sì, fragole? Con la panna. Mm. C'era uno che girava, urlava? Mm. Sì. Allora era Iginio, sì. Ah, Iginio. Sì. Che tu ogni volta ti perdi e mi fai sempre insultare da Iginio. C'erano i pompieri che lo stavano inseguendo. Meno male, sono contenta, va bene. Vabbè, pazienza. Così è andata così, cosa dobbiamo fare? Finita, è qui la puntata, no? Sì, basta, io direi che è finita qua. Non chiamerei più altre chiamate, altre cose, perché veramente basta. Basta. Finisce qui la puntata, noi ringraziamo tutto il pubblico del Moscerino che ha partecipato. Grazie. Pubblico da casa. Ringraziamo Matteo Sibilla, il grandissimo. Grazie a voi, grazie. Voci Simone! Simone! Eccolo! E chiamiamo qui sul palco ancora Paola Lombardo, grandissima! TV, ringraziamo Mattia Stesano alla regia, Samuele Beneccia all'audio, Michele Comba al montaggio, grazie. Vi aspettiamo per l'ultimissima puntata, sarà importantissima, ci sarà qualche sorpresona giovedì prossimo. E a questo punto, Marta? E a questo punto, se vi siete persi un pezzo della puntata di oggi, beh, da domani sarà disponibile su YouTube, su RBE, canale YouTube. Grazie! Grazie! Sigla a questo punto! Ciao e sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare.
voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Venite giovedì da noi, con Mi Ritorni in Mente su RBE. Torneremo per giocare con voi, qui con voi, qui con noi. Buonanotte a tutti! Buonanotte! Grazie mille a tutti. Ah, ho detto un buonanotte a denti stretti. Buonanotte!